Hello and welcome back to Joe English. Oggi io voglio insegnarvi come si dice anche io. Io scommetto che voi state pensando, oh, Joe, io so dire anche io. Si dice me too. Sì, va bene, si può usare me too. Però io voglio insegnarvi un modo un po' più avanzato, un modo che l'inglese, quelli che sanno parlare inglese bene, usano molto di più. Ok? E in questa lezione vi spiego tutto. Let's go! Io voglio insegnarvi un'altra maniera invece di me too, perché me too è un po'... In inglese si dice boring, noioso. Io voglio insegnarvi un modo molto molto meglio. Ok? Praticamente, in inglese, noi dobbiamo semplicemente dire so, più l'ausiliare e più il soggetto. Per esempio, se qualcuno dice io sono italiano, I am Italian, e tu vuoi dire oh, anche io. Praticamente in questo caso l'ausiliare è il verbo stesso, essere, perché essere è un ausiliare, quindi basta ripeterlo. Quindi I am Italian per dire anche io, so am I, so am I. Oppure qualcuno dice, io ho 30 anni. E tu dici, ah, anche io. In inglese, io ho 30 anni, si dice, I am 30, verbo essere. E si risponde, anche io, so am I. E voi sapete che essere si usa spesso per parlare al futuro in inglese, con be going to, oppure il presente progressivo. Quindi se qualcuno vuole dire, un amico dice per esempio, domani, andrò in vacanza. Tomorrow I'm going on holiday. E tu vuoi dire, oh, anche io. Siccome essere è già l'ausiliare, si dice so am I. Quindi se il verbo è l'ausiliare, basta ripeterlo. Un altro esempio è il verbo can. Can è anche l'ausiliare. Quindi se qualcuno dice I can speak French. Io so parlare francese. E tu vuoi dire anche io. Basta ripeterlo. So can I. Sempre so, sempre soggetto, basta cambiare l'ausiliare. È lo stesso con would, perché anche would è un ausiliare. Quindi se un amico dice mi piacerebbe andare in America, I would like to go to America. E tu vuoi dire sì, anche io. Siccome would è già l'ausiliare, dobbiamo ripeterlo. So would I, anche io. Quindi sempre so, sempre soggetto, basta cambiare l'ausiliare. Anche have può essere un ausiliare nel present perfect, per esempio. Se qualcuno dice, ho già visto quel film, I have already seen that film. E tu vuoi dire, sì, anche io. Siccome have è l'ausiliare, dobbiamo ripeterlo, quindi so have I, anche io. Will, will è un ausiliare. Se qualcuno dice I will go tomorrow, e tu vuoi dire anche io, si dice so will I. Basta ripetere questo ausiliare. La cosa più importante è che parlando in questa maniera è molto molto più avanzato di, invece di usare sempre me too. Però, se l'ausiliare non è ovvio, cosa dobbiamo dire? Per esempio, se qualcuno dice, io gioco a calcio, e tu vuoi dire, anche io. I play football. Dov'è l'ausiliare? Perché play non è un ausiliare. Quindi, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo sapere il verbo ausiliare che va con il verbo principale. Adesso è il presente semplice. Quindi l'ausiliare che si usa con il presente semplice è do. E sappiamo questo perché se vogliamo fare una domanda, tu giochi a calcio? È sempre do you play football? Oppure negazione, io non gioco a calcio. I don't play football. È sempre do che noi usiamo come ausiliare. Quindi, quando un amico dice I play football, per dire anche io,
So do I. Sempre so, sempre soggetto, e poi l'ausiliare. In questo caso è do. Un altro esempio. Se qualcuno dice, noi andiamo al cinema ogni settimana. We go to the cinema every week. Di nuovo, go non è un ausiliare, però viene usato al presente semplice. È di nuovo l'ausiliare che si usa con go al presente semplice è do. Quindi per dire anche noi, si dice so do we. Poi però, se qualcuno dice ho giocato a calcio ieri, I played football yesterday, e tu vuoi dire anche io. Adesso noi non possiamo dire so do I, perché played è il passato, do è il presente, non va bene. Quindi noi dobbiamo usare l'ausiliare per il passato. E l'ausiliare che si usa al passato è did. Quindi, per dire anche io, si dice so did I. Oppure un altro esempio. Se qualcuno dice noi siamo andati al cinema ieri. We went to the cinema yesterday. Di nuovo, went è il passato semplice del verbo go. Non è un ausiliare. Quindi l'ausiliare che si usa con go al passato è did. Quindi si dice so did we. Anche noi. Come ho detto, invece di usare questi si può usare me too, però è molto basilare. Io voglio spingervi ad un livello un po' più alto, ok? Right. Se io voglio dire però neanche io. Qualcuno dice una cosa è negativo, io non gioco a calcio, e tu vuoi dire neanche io. Come si dice? Perché so do I, adesso non va bene, perché questo è solo per le cose positive. Quindi noi dobbiamo usare un'altra parola. Neither. Ma non è neither? 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 Quindi qual è la differenza? Neither, 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 neither. Alla fine la pronuncia non cambia niente. Scegli tu. Perché ci sono quelli che dicono che in America si dice più così, in Inghilterra più così. Va bene. Però alla fine è sempre inglese. Quindi se volete dire neither o neither, entrambi vanno benissimo. E noi dobbiamo usare questa parola nella stessa maniera con l'ausiliare sempre e poi il soggetto. Quindi, se qualcuno dice, per esempio, io non so parlare francese. I can't speak French. Adesso c'è la negazione, quindi dobbiamo usare neither oppure neither. Neither can I. Comunque dobbiamo ripetere sempre l'ausiliare. E significa neanche io. Oppure qualcuno dice io non ho la macchina. I haven't got a car. In questo caso have è l'ausiliare, però al negazione, quindi dobbiamo usare neither. Quindi neither have I, neanche io. E questa è la regola. Quindi qualcuno dice I don't play football, io non gioco a calcio. Devi rispondere neither do I. Perché neither è neanche. Poi l'ausiliare, in questo caso do, neither do I. Oppure qualcuno dice, io non sono andato in vacanza la settimana scorsa. E tu vuoi dire, neanche io. Sempre neither, perché è negativo. E poi al passato, neither did I. Quindi questa è la cosa più importante. Per la negazione, neanche io dobbiamo usare neither. Per dire anche io dobbiamo usare so e dobbiamo ricordare di cambiare l'ausiliare. Quindi per piacere, cercate di usare un po' più questa forma invece di sempre me too. Perché comunque me too non si può usare alla forma negativa, solo alla forma positiva. Quindi parlando con so oppure neither, adesso riesce a parlare in tutti i contesti anche ad un livello un po' più alto. Anche come noi madrelingua o le persone che sanno parlare inglese bene parlano in questa maniera. Ok? Spero che questo video sia stato molto utile per voi. Please subscribe. I'll see you next time. Goodbye.